Caffeine. Caffeine. More music for everybody. Chicago Street Player, una traccia del 1978 qui su Caffeine. Vi avevo detto che avremmo avuto un componente di un gruppo importante heavy metal italiano, gli Ibridoma. Sì, sono gli Ibridoma e abbiamo con noi il batterista del gruppo, Alessandro Morroni. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti quanti i vostri ascoltatori e a voi che ci ospitate in questa intervista. Io sono Alessandro, il batterista di Ibridoma e gruppo heavy metal marchigiano e per la precisione della provincia di Macerata. Caffeine guest. Benvenuto Alessandro, Ibridoma. Ma chi sono, Alessandro, i componenti del gruppo? Allora, i componenti attuali siamo io, batterista Alessandro, e Cristi il cantante. Siamo i membri storici, quelli che hanno fondato il gruppo. E poi via via si sono succeduti diversi chitarristi e bassisti, ma la formazione attuale è Marco Vitali alla chitarra solista, Lorenzo Castignano alla chitarra ritmica e Leonardo Ciccarelli al basso. Molto bene, ascolteremo tantissime cose degli Ibridoma questa sera. Intanto ascoltiamo insieme questa traccia nuova di Serge Funk, questa è Moonshine. Serge Funk, traccia coinvolgentissima, questa è Moonshine qui su Caffeine. Vincenzo Carcione e sono questa sera con Alessandro Morroni, il batterista del gruppo Ibridoma. Alessandro, un nome veramente particolare, il significato di questo nome Ibridoma perché? Allora, perché è nato un po' per caso, perché come tutte le band, diciamo che all'inizio abbiamo iniziato con le cover e quindi ogni componente diciamo era portato un po' per un genere, ascoltava un certo genere e quindi era tutto un po' un ibrido, chi heavy metal classico, chi thrash, chi tipo Bon Jovi Europe come il sottoscritto, quindi all'inizio erano tutte cover. Poi piano piano abbiamo iniziato a scrivere qualche pezzo nostro e il primo è stato Cool Rain, che si trova nel primo demo uscito nel 2005, e da lì dopo il nome è rimasto, ecco, ci è piaciuto e abbiamo continuato così ormai dal 2001 che suoniamo insieme e quindi sono 21 anni, ecco. Quindi oltre 20 anni che questo gruppo è abbastanza conosciuto in tutta Italia. Sì, diciamo che abbiamo girato parecchio l'Italia e anche l'estero, abbiamo l'attivo 6 album e 2 demo e diverse partecipazioni in compilation, quindi diciamo che come abbiamo parecchio materiale, ecco, da poter ascoltare. Alessandro, ho visto anche qualche partecipazione a Sanremo, Sanremo Rock, è corretto? Sì, una volta abbiamo fatto un classico concorso che si fa nella diciamo regione di appartenenza, ma passavano i primi tre e noi siamo arrivati quarti per mezzo punto. Ah, accidenti. Era stato diciamo le selezioni, era più una curiosità nostra di partecipare ad una manifestazione molto diversa da quello che suoniamo spesso. Ci siamo divertiti, abbiamo conosciuto altri ragazzi, altri gruppi, quindi è stata tutto sommato una buona esperienza, ecco. Ottimo, ottimo. Ascolta Alessandro, io desidero sentire e far sentire subito una traccia di questo vostro ultimo CD che si chiama Norimberga 2.0, magari poi parliamo anche del nome e del significato del nome che avete dato a questo CD. Vorrei ascoltare una traccia, cosa ci fai sentire? Allora, la traccia che apre il nuovo disco, che ti ho visto andare via, che è cantata interamente in italiano. Ok, ti ho visto andare via, questi sono gli Ibridoma. Caffeine Press Play. Caffeine Press Play.
Ti ho visto andare via, una traccia presente nell'album Norimberga 2.0, l'ultimo album degli Ibrido. Ma Alessandro, perché questo nome Norimberga 2.0? Allora, a primo acchito potrebbe sembrare che, diciamo, richiama un po' al famoso processo dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma purtroppo, per fortuna, non c'entra nulla. Il Norimberga 2.0 perché questa canzone è incentrata soprattutto sui bambini, sulla tratta degli esseri umani, sulla schiavitù, su tutti i bambini che purtroppo spariscono in tutto il mondo, e i numeri sono agghiaccianti, miliardi e miliardi di dollari, e anche come giro, diciamo, di denaro, e quindi è un problema che se ne parla poco, ma basterebbe informarsi un po' per vedere che il problema è molto vasto a livello mondiale, ed è una piaga spaventosa, ecco. Quindi il nostro augurio, tra virgolette, era che tutte queste persone che fanno questi crimini abbiano il giusto processo, che non so se c'è un giusto processo per queste cose, ecco. Dopo ognuno la vede come vuole. Trattate in questo album un tema veramente, ma veramente importante. Esatto, sì, perché comunque i bambini che spariscono all'anno sono milioni, ma non sono, cioè, quando 11 milioni sono milioni veramente. Certo, certo. Quindi si fanno le cose più agghiaccianti, ripeto. Basta, non serve andare nel famoso dark web, basta anche la classica stampa locale per vedere che purtroppo succedono cose assurde, ecco. Certo. Sentiamo cosa ha da proporci adesso la Gabri e la Jo in Caffeine Stories. Steve Shaden, traccia del 2019, qui proposta da Davide De P, Reflection per lo spazio Track Ecstasy. Vincenzo Carcione qui su Caffeine e con Alessandro Morroni, il batterista del gruppo heavy metal Ibridoma. Alessandro, la storia degli Ibridoma, parliamo un po' della storia di questo gruppo. Allora, la storia di questo gruppo inizia poco più di 20 anni fa, nel marzo del 2001, precisamente il primo marzo, è stata proprio la prima prova che abbiamo fatto. E la cosa bella era che all'inizio eravamo tutti del nostro paese, cioè aveva 5 ragazzi che vivevano in un raggio di un chilometro, e poi piano piano dopo qualcuno ha mollato perché per problemi personali oppure per scelte di vita diverse, lavoro. E mentre io e Christian, che eravamo già dalla prima formazione presenti, abbiamo continuato questo progetto che ci ha fatto passare 20 anni insieme, 6 album, 2 demo, diverse apparizioni in compilation, ci ha fatto girare mezzo Europa, dalla Russia fino a Portogallo, quindi tutta, diciamo, l'Europa centrale l'abbiamo fatta tutta. Abbiamo avuto la fortuna di aprire gruppi come Sabaton, e poi abbiamo aperto a Blaze Bailey, l'ex cantante di Iron Maiden, abbiamo partecipato al Magic Circle Festival in Slovenia, dove c'erano i Manowar, gli Arch Enemy, quindi abbiamo avuto parecchie soddisfazioni, ecco. Molto bene, adesso ci sentiamo un disco anni 80. Crisma, Many Kisses, una traccia del 1980, traccia di produzione italiana qui su Caffeine. Sono con Alessandro Morroni, il batterista del gruppo Ibridoma. Alessandro, ti chiedo, che cosa vi ispira maggiormente nella stesura di un brano? Ma allora, cosa ci ispira? Soprattutto la maggior parte dei nostri album sono ispirati dai temi attuali, diciamo, in del periodo in cui sono stati prodotti, ecco. Se prendiamo Goodbye Nation, per esempio, è un album che parla di tutti i ragazzi che abbandonano la nostra meravigliosa nazione per andare a lavorare all'estero perché qui non trovano lavoro, perché non ci sono occasioni. E poi, come questo Norimberga, abbiamo parlato di queste cose. E, diciamo, ma la maggior parte dei nostri testi rispecchia il momento attuale in cui vengono scritti, ecco. Ok, io qui leggo un titolo interessante, leggo un titolo che mi propone qualcosa di sconvolgente, perché leggo Donna dalle stelle, corretto? Woman from the Stars? Sì, Woman from the Stars è diciamo un pezzo gioioso, ecco, nel senso, rispetto agli altri temi è un pezzo che vuole un po' fare, diciamo, parla di tutti i ragazzi che magari escono con gli amici, che si divertono, che non hanno pensieri, ecco, che si godono la vita, che sarebbe quello che un ragazzo dovrebbe fare, ecco. La sentiamo, Alessandro? Sì, va bene, come no. Woman from the Stars. Caffeine Press Play.
Caffeine Press Play. Woman from the Stars è una delle tracce che trovate all'interno di Norimberga 2.0, che è l'ultimo album degli Ibridoma. Alessandro, che è il batterista del gruppo Ibridoma, è qui con noi, al quale chiedo: ma questa canzone chi l'ha scritta? Allora, le canzoni come questa, come tutte quelle dell'album, vengono scritte dal nostro cantante Cristiano. E noi, come altri componenti del gruppo, ogni tanto diamo qualche suggerimento sull'argomento che ci piacerebbe trattare, ecco. Poi lui, in base al tipo di canzone, linee melodiche che gli vengono in quel momento, ci fa il testo, ecco. Molto bene. Vincenzo Carcione, Caffeine, e Alessandro Morroni, il batterista del gruppo Ibridoma. Nomad, I Wanna Give You Devotion, una traccia del 1991, ha riempito lo spazio Disco Revolution qui su Caffeine. Io sono Vincenzo Carcione e sono con Alessandro Morroni, il batterista del gruppo Ibridoma. Alessandro, parliamo del vostro genere, il vostro heavy metal lo ritieni diverso da quello degli altri? Ma diverso, diciamo che il nostro è un metal di stampo classico con, diciamo, ritornelli molto orecchiabili, e mentre magari la parte ritmica molto più rocciosa, ecco. Se diverso dagli altri, lo lascio dire agli addetti ai lavori, ecco. Sicuramente cerchiamo di mettere il nostro marchio per farci, diciamo, riconoscere. Secondo me, abbiamo, nel senso, un po', diciamo, ci riusciamo, ecco. Quando si ascoltano gli Ibridoma, chi è che magari segue un po' il gruppo, già quelli sono loro, ecco. Cerchiamo di dare, diciamo, la nostra impronta, anche se comunque ormai la scena è piena di gruppi. Pienissima, direi, no? Sì, pienissima. Non è come 20-30 anni fa, i gruppi sono tantissimi, ecco. E anche tantissimi, anche molto bravi. Certamente. Sentiamo cosa ha da proporci adesso DJ Greg. Martin Akin vs Astro Trax featuring Shola Phillips. Questa è Field of Vibe, è la produzione che ha presentato DJ Greg qui nello spazio Morphine. Vincenzo Carcione su Radio Splash, su Caffeine ovviamente. Sono con Alessandro Morroni, il batterista del gruppo Ibridoma. Alessandro, siete soddisfatti in questi 21 anni dove avete prodotto tantissime cose, di tutto quanto appunto prodotto fino ad adesso? Guarda, sì, siamo molto soddisfatti, anche perché noi, quando facciamo un album, diciamo, non so, quando pensiamo che siamo arrivati, nel senso 8, 9, 10 tracce, l'album è finito. Non è che abbiamo tracce, diciamo, di riserva, oppure 15-20 pezzi e poi scremiamo. Cioè, nei nostri tre dischi ci sono tutte le canzoni che abbiamo fatto in questi 20 anni, e non abbiamo nulla, diciamo, come si può dire, nel cassetto, ecco. Scriviamo e produciamo quello che ci viene in quel momento,
senza stare a pensare quello che abbiamo fatto prima, quello che potremmo fare. Quello che facciamo in quel momento per noi è la cosa migliore per il gruppo, ecco. Ok, ascoltiamo a proposito di tracce la traccia che dà il nome a questo CD. Sentiamo insieme Norimberga 2.0. Caffeine Press Play. Caffeine Press Play. Questa è la canzone che dà il nome all'ultimo CD degli Ibridoma, Norimberga 2.0. Siamo in collegamento telefonico con Alessandro Morroni, il batterista degli Ibridoma. A proposito di Norimberga, questo 2.0 credo, Alessandro, voglia significare tanto in termini di giustizia che probabilmente forse non c'è mai stata o forse non sarà per come doveva appunto essere, no? Sì, esatto, questo 2.0 è un po' per richiamare il famoso progetto che c'era stato nel 45 e quindi lo dovevamo un po' differenziare, anche perché l'argomento è totalmente diverso. E la, diciamo, la speranza che prima di tutto ci sia giustizia e che poi queste cose smettano, perché è una cosa atroce che spariscono bambini, che non si trovano più, che spariscono comunque persone che vengono sfruttate per il lavoro, per la prostituzione, per tutte queste cose qua, ce ne sono infinite, ecco, infinite veramente, se uno cerca è da altro che mani nei capelli, dopo te li prendi e te li strappi, ecco. Certo, certo. Io quando, ecco, se posso raccontare un aneddoto. Prego. Questa terza traccia è stata una mia idea. Cristo già aveva scritto il testo, ma era tutta un'altra canzone. Io gli ho proposto questa cosa, gli ho fornito il materiale e lui in 3 giorni ha scritto il testo. Si è messo lì notte e giorno, ha detto sì, lo faccio, perché è una cosa che anche lui diceva, guarda, non pensavo che era una cosa del genere. Io gli ho fornito molto materiale e lui ha cambiato totalmente il testo e ha fatto una canzone secondo me pazzesca, ecco. Anche questo vuol dire tanto di ciò che significa sinergia, no? Sì, esatto. Vincenzo Carcione qui su Caffeine Radio Splash e con Alessandro Morroni, il batterista degli Ibridoma. Secret Life, As Always, è la traccia che stiamo ancora sentendo ed è un rifacimento di una vecchia canzone di George Michael che ai tempi si chiamava solo As. Vincenzo Carcione su Radio Splash con Caffeine e con Alessandro Morroni, il batterista del gruppo Ibridoma. Alessandro, prossime novità discografiche, prossime produzioni degli Ibridoma? Allora, prossima produzione, allora, il disco è uscito quest'anno, quindi per adesso cerchiamo di promuovere al meglio questo.
però ti posso già dire che inizieremo comunque a lavorare su un altro album probabilmente, quindi tra poco, quando ci ritroveremo per le prove, sicuramente inizieremo a buttare giù qualche idea. Ecco, l'idea di poter uscire anche adesso in un paio d'anni. Di solito abbiamo fatto dal 2010 un disco ogni 2 anni, poi questo è uscito più tardi perché comunque c'è stato il fatto del Covid e quindi certo, era inutile uscire, quindi non si poteva suonare live e tutte queste cose qua. Certo. Diciamo di poter recuperare, ecco, di un paio d'anni di poter uscire con un nuovo disco. From disco to disco. This is Young Hearts, Run Free è la traccia che è l'originale appunto della produzione che abbiamo sentito ancora prima di Samo Strangers, una traccia che è appena uscita nei portali di download. Sono con Alessandro Morroni, il batterista degli Ibridoma. A proposito di Ibridoma, parliamo di live. Alessandro, prossime performance del gruppo? Allora, abbiamo un paio da confermare entro l'anno, ma già una confermata che è il 13 novembre qui nella provincia di Macerata, in una birreria nuova che è aperta da poco. Poi avremo sicuramente un altro paio di date da qui a fine anno. Poi comunque cerchiamo sempre di fare, di cercare locali per fare nuove date. Purtroppo nella nostra zona locali, quelli che facevano musica live, rock, così, hanno chiuso tutti, quindi è molto dura, bisogna spostarsi di parecchi chilometri e comunque non è assolutamente facile entrare perché i locali sono pochi e i gruppi sono tantissimi. Certo. Ascoltiamo un'altra traccia di questo ultimo CD, Norimberga 2.0 degli Ibridoma, Eyes of Strangers. Caffeine Press Play. Caffeine Press Play. Sometimes I feel alone, a silence when in my life, so I start to walk away in this night. Nobody cares when I cry, so I climb into the sky and I try to find you. You are my shining star. If you look at us to the sky, Eyes of Strangers è la traccia degli Ibridoma contenuta all'interno dell'ultimo CD Norimberga 2.0. Alessandro, com'è nata questa traccia che peraltro significa occhi di stranieri? Sì, ma questa è molto curiosa perché noi continuiamo con l'Umbria. Finalmente qualche anno fa è stata aperta la famosa superstrada che collega l'Umbria con le Marche, e dimezzando di molti tempi rispetto a prima quando si passava, diciamo, tra le montagne. E noi siamo molto amici del gruppo Adamas, che è di Spoleto. Abbiamo fatto pure 2 tour insieme in Grecia, e moltissime date live sia da loro che da noi. E quindi abbiamo pensato di fare un mini CD acustico che si chiama Route 77, e quindi che c'era presente questa canzone. Poi noi l'abbiamo un po' rivisitata e messa nel nostro CD live, ecco, un po' un omaggio alla nostra amicizia come band e come, diciamo, regione Umbria Marche. Alessandro Morroni, il batterista degli Ibridoma. Si chiude purtroppo anche questo appuntamento di Caffeine, lo facciamo con una traccia nuova, Lakeshore Commission, Dave Lee Blue, che sta per arrivare Into the Light, che farà anche parte di Cocaine a partire da questo weekend. Ma prima voglio ringraziare chi ha potuto permettere tutto questo, la Gabri e la Joe per lo spazio Caffeine Stories, Davide De P per Track Ecstasy, Eugenio per Past Present Future, Tania, Zamira, Salvo, DJ Greg, Antonello e Niki, che tornerà settimana prossima a far parte di Caffeine. Ringrazio soprattutto anche Alessandro Morroni, il batterista del gruppo Ibridoma, per essere stato con noi. È stato un piacere, ringrazio te Vincenzo e tutta la Radio Splash, è stato veramente un onore poter far conoscere il nostro gruppo nelle vostre zone. Per chi ci vuole seguire, su Facebook ci trova su YouTube, dove ci sono tutti i nostri video ufficiali, e se volete ascoltare le nostre canzoni basta che andate
su Spotify ci sono tutti gli album, se poi vi piacciono magari compratelo. Ok, basta cercare Ibridoma, corretto? Esatto, basta cercare Ibridoma e vi esce tutto, ecco. Ok, cercate amici quindi Ibridoma su Facebook, su Instagram, su tutti i social, anche su YouTube, e ascoltate la loro buona musica. Vincenzo Carcione, Alessandro degli Ibridoma, vi augurano buon weekend. Ciao! Ciao!